Ciao ragazze, sono qua con un altro video e stamattina stavo facendo una prova, è stata questa, guardate qua. Questo piripipì sono le mie amiche cassiniste, che stamattina si stanno divertendo queste. E come le stavo dicendo, ho fatto questa prova stamattina, guardate lì, mi avvicino per farla vedere. Guardate, guardate che bella. Guardate. E allora perché no fare il video di questa, visto che mi è piaciuta molto. E allora vi mostro subito i colori che ho utilizzato con questa. Allora, una piccola premessa: voi potete utilizzare i colori che avete voi, soprattutto dei marchi che avete voi. Queste sono quelle che ho utilizzato io, del 434 della Kiko. Poi come secondo colore questo. Guardate lì il codice dell'essenza. Terzo colore. Guardatelo lì. Quinto colore. E no, 1, 2, 3, 4. Il quarto è questo. Un bianco normalissimo. E come sigillante ho utilizzato questo. Sempre le mie amiche, ragazze. Guardate lì. E allora, adesso, visto che mi è piaciuta questa cosa qua, voglio fare una prova su quest'unghia qua. E vorrei utilizzare questi colori insieme a quello bianco, perché mi piace l'effetto che fa il bianco lì in mezzo. E allora inizio estendendo questo colore qua, questo violetta, su tutta l'unghia. Come vedo qua, io dovrei dare due passate per riuscire a vedere questo viola. Ho dato la seconda passata di colore, guardatela qua. Adesso aspetto che asciughi un po'. Allora, è un po' asciutto, abbastanza. Adesso cosa vado a fare? Procedo con l'altro colore. Adesso utilizzo questo, mescolo per bene. Bello carico e allontano un pochino così potete vedere. Ok, allora lascio un margine su, allargo, appoggio bene così lui si allarga per bene. Questa è la prima passata. Anche qua aspetto un pochino che asciuga e do una seconda passata. Allora, questo colore qua è abbastanza asciutto, diciamo. Adesso posso andare su con l'altro colore, il terzo colore. Allora io utilizzo questo. Guardate come prendo il colore, vedete che è abbastanza carico da una parte. Vado, non mi vedete? Ok, sono lì. Ok. Allora, sono scomoda io un attimo che riesco. Ok. Guardatelo lì. Questo con una sola passata. Scusate un attimo, guardatelo lì. Qua sul video vedo che si sono, non li vedo bene. Aspetta un attimo, da lontano, no? Ok, lì riuscite a vedere il terzo colore. Anche qua aspetto che asciughi per bene. Ok, il colore è abbastanza asciutto.
Adesso vado con il quarto colore. A questo punto il bianco. Mescolo per bene, ricordatevi sempre di mescolare bene. Colore. E metto una bella goccia di bianco da qua in giù. Guardatelo lì. Questo è fantastico, mi piace moltissimo. Allora, vedete, qua non riesco a girare il dito, ma vedete lì che ci sono un po' delle sbavature. Allora cosa faccio? Prendo pennellino con la punta abbastanza fina. Questo qua io lo utilizzo con il gel. Allora, se fosse stato per i colori acrilici non lo potrei utilizzare, e allora, perché si rovina, però come del gel, come lo utilizzo per il gel, posso utilizzarlo. Pulisco con l'acetone, pulisco per bene il residuo di gel che ha. Prendo un po', aspetta un po', perché un po' di colore bianco per aggiustare dove voglio io, non molto. Qua. Spero si riesca a vedere lì. E qua sistemo. Ok. Eccola lì, l'ho sistemata. Così potete fare anche con gli altri colori. Allora, pulisco subito il mio pennello, levo subito i residui di smalto per bene. E faccio questo, guardatelo lì. Allora, qua non mi rimane altro che aspettare che asciughi per bene questo colore qua. Molto bello anche quella fantasia di questo. Guardate già lì, ragazzi, che bello. Allora, guardatelo lì, guardate che belli già questi insieme. Allora, io non l'ho ancora sigillata, aspetto un bel po' per sigillare questa. Intanto, guardate qua, colore fluo. Voglio provare a fare quest'unghia con questi colori qua. Allora, all'inizio non l'ho detto, e prima di fare questo lavoro qua dovete applicare una base sull'unghia per non macchiare l'unghia. Perché per quelle che tante persone dicono, ma ho le unghie gialle, perché non mettono la base. Guardate che bello. Questi qua. Non so. Questa è il terzo colore, io non riesco a vederlo qua. Vedo subito il bianco. Ah, forse lì. Ok. E io aspetto a sigillare questa. Intanto, con questa unghietta qua, vado a utilizzare questi colori qua fluo. Inizio applicando questo verde qua fluo. L'ho mescolato bene. E lo applico su tutta l'unghia. Adesso aspetto che asciughi. Ho dato la seconda passata di colori, perché è un colore molto molto chiaro e poco coprente. Adesso aspetto che asciughi. Adesso applico il rosa pink. Oh, lì lo vedo arancione, però l'arancione è questo. Comunque, rosa pink. Guardate, bel pink. Mescoliamo per bene, ricordiamoci sempre, devono essere abbastanza liquidi. Guardalo lì, bellissimo. Beh, dal vivo è più bello. Anche qua, e aspetto che asciughi. Allora, colore pink asciutto, vado ad applicare l'arancione. Pulisco un po', scarico. Guardate, lì si vede tutt'uno.
Allora, primo colore verde, dopo pink, dopo arancio. Adesso aspetto che asciughe. Ho dato la seconda passata di colore al terzo colore, per cui all'arancio. Aspetto che asciughe. Allora, a questo punto dovrebbe andare lui, questo giallo fluo. Perché dovrebbe? Allora, secondo me questo colore qua così chiarino, perché lo vedo che non è molto coprente, qua si perde. Sopra l'arancione si, secondo me si va a fondere insieme a lui. Allora cosa io vado a fare? Metto il bianco, metto un po' di bianco per avere una base più chiara sotto, e così dopo, quando andrò a applicare questo colore qua, si vedrà di più. Per cui bianco, guardatelo lì. Allora, ecco lì il bianco. Adesso vado a mettere sopra il giallo fluo. Devo coprire il bianco, almeno devo riuscirci. Perfetto, vedete ragazze che avendo il bianco sotto, lì non si vede, come base, ha fatto sì che si vedesse di più il giallo. È venuto molto bene. Anche qua aspetto che asciughe. Nell'attesa che questo qua asciughe, sigillo bene questo. E lo lascio lì ad asciugare. Maniera carina anche questa di portare le unghie strane. Non è che dovete mettere tutte diverse, potete farle tutte di un solo colore, però queste qua sono prove, non so se l'ho detto all'inizio video, da fare diversi colori così. Aspetto che asciughe. Adesso sulla mia unghietta fluo vado ad applicare il bianco. Attenzione qua la quantità di colore che prendete, perché già qua lo spazio è molto piccolo. Guardateli. Mi sa si vede meglio da lontano. Ok. Anche qua aspetto che asciughe. Allora, penso sia asciutta quest'unghia e vado a sigillarla. Sì, dai, non è collato niente qua, non si è trascinato niente, per cui è asciutta. E guardate lì, questo ragazzi è il risultato di queste prove qua. Guardate che belle, almeno a me piacciono molto, piacciono di più queste due qua, perché qua i colori, questi qua fluo, sì, sono belli da vedere, ma boh, non so. Allora, riassunto. Per questa, avvicino, dove sono? Per questa i colori sono stati questo viola, poi come secondo colore questo rosa, come terzo colore questo colore qua, e poi il bianco. Per quest'unghia qua, la tonalità del blu, primo colore, questo, un blu così. Secondo colore, questo, ok, lì si vede bene. Terzo colore, questo, ok, lì. Quarto colore, il bianco. Poi per la unghietta fluo, guardatela lì, che non è male, però non è neanche bellissima. Ho utilizzato come primo colore il verde, poi il pink, che lì lo vedo arancione, non so perché,
poi l'arancio e poi ho messo un po' di bianco, guardate lì, ho messo il bianco e quando il bianco si è asciugato ho applicato il giallo pink, perché così si vedesse di più. Infatti guardatelo lì sotto che si vede molto bene. E poi come ultimo colore sempre il bianco, guardatelo qua, spero si riesca a vedere bene. Una cosa da dire, per fare questo lavoro qua non bisogna avere fretta, perché i colori si devono asciugare molto bene tutti, e allora non dovete avere fretta perché rovinate tutto il lavoro. Guardate lì. Niente ragazze, questa è stata un'idea molto carina da fare, non è veloce perché se dobbiamo fare le 10 unghie così un po' di tempo e li perdiamo, però l'effetto è molto bello, guardate che carino. Come ho detto all'inizio, potete utilizzare i colori che avete voi, i marchi che avete voi ragazzi, importante è fare un bel abbinamento dei colori tutto lì, dopo che sia Tizio, Caio, Sempronio, come si dice dalla mia parte, cioè fa lo stesso. E avete visto, ho fatto un mix dei colori che avevo io e anche dei marchi. Niente, continuatemi a seguire sulla mia pagina Facebook e anche su questo canale, se vi va iscrivetevi che continuano ad arrivare tanti video interessanti. Ciao ragazze, al prossimo video, ciao.